Crossing, la maratona di lettura sono solo alcune delle iniziative che si sono svolte a Roma in occasione della Giornata Mondiale del Libro. Vediamo allora che cosa hanno organizzato alcuni studenti di Monteverde. Emanuela Gemelli. Libri da leggere e libri da correre. Nella Giornata Mondiale della Lettura c'è anche chi si è inventato la prima maratolettura. Un'idea davvero originale, quella dell'Istituto Federico Caffè di Monteverde a Roma. Una bella iniziativa, questa volta non è una corsa, ma si parla di teatro, al Teatro Vascello di Roma, a Monteverde Vecchio. È molto bello che sia la scuola che tiene accesa la luce della memoria, è la scuola che fa questo, cioè il laboratorio teatrale dell'Istituto Federico Caffè che ha organizzato questo, cioè un'iniziativa di questo genere che immagino presupponga impegno, passione, tempo speso, tempo proprio, non tempo di lezione, da tantissime persone, mi sembra un bel modo di insegnare, un gran bel modo di insegnare. Volare. Cantare. Oh, oh, oh. Allora, intanto io ringrazio le studentesse e gli studenti, ma deve entrare nei curricula la musica, il teatro, i diversi linguaggi, l'arte, ma deve entrare esattamente in tutti i programmi sin dalla primaria. Perché? Perché è cultura, perché è conoscenza, perché è studio, perché è esattamente anche una straordinaria opportunità con questi nuovi linguaggi di includere. Grazie a tutti. Mattina mi sveglio, penso fuori che bello, il sole brilla nel cielo, in realtà penso che è una mattina di merda, con la stessa minestra, con la testa nel cesso, vivo e penso a te, oh, voglio stare in ogni stereo, volare in alto tipo aereo, avere il fuoco di Promete, oh, senza rubarla a nessuno, no, no, voglio guardare un fiorellino con i popcorn, scendere dal cielo con lo snowboard, fare una festa al cimitero, senza che sia un mortorio perché ci sei. La mattina io mi sveglio, ho fatto di te, sfatto come le coperte, qui c'è odore di te, e non ti guardo mentre dormi per capire se c'è un momento in cui la nostra stella perderà la luce, ma non c'è, no che non c'è, dolce come il miele sarò Winnie the Pooh. Ho smesso di fare la trap, almeno mi ascolti di più, almeno mi ascolti di più.